Tra la fine di luglio e i primi di agosto del 1914, la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia sarà seguita dall'entrata in guerra di molti paesi, ma non dell'Italia. Pur essendo legata all'Austro-Ungheria dalla triplice alleanza, le clausole di quel trattato, per come si sono svolti i fatti, non impegnano l'Italia ad entrare in guerra al fianco dell'alleato austriaco. Nell'estate del 1914 sono molte le forze che spingono affinché il governo italiano prenda quella posizione che renderà ufficiale il 4 agosto con la dichiarazione di neutralità. L'Austria-Ungheria e l'Italia, non avendo di mira che la conservazione, per quanto è possibile, dello status quo territoriale in Oriente, si impegnano ad usare la loro influenza per prevenire ogni modificazione territoriale che recasse danno all'una o all'altra delle potenze. E si comunicheranno a tal fine tutte le notizie atte ad illuminarsi reciprocamente. Questo è il testo dell'articolo 7 del trattato noto come Triplice Alleanza. L'articolo prosegue parlando esplicitamente di un risarcimento territoriale che uno dei due stati deve pagare all'altro in caso di alterazione dello status quo in Oriente. Un articolo che l'Austria, con il suo comportamento nei giorni prima dell'ultimatum, ha palesemente disatteso. Lo sa bene anche il ministro degli esteri italiano Antonino Di San Giuliano. Di San Giuliano in quei giorni si trova a Fiuggi per curare la sua gotta. È anziano, malato, ma ha molta esperienza e le idee chiare. Per prima cosa cerca di capire quali margini di trattativa ci siano con l'Austria attraverso la Germania. L'ambasciatore tedesco a Roma, Hans von Flotow, si dimostra possibilista. Se l'Italia avesse assunto un atteggiamento benevolo verso Vienna, dalla vicenda avrebbe potuto ottenere compensi territoriali. Il Trentino, ad esempio. Ma Di San Giuliano, di concerto con il primo ministro Salandra, non si fida. I due politici italiani temono un voltafaccia dell'Austria e poi sanno benissimo che l'esercito italiano non è ancora in grado di affrontare una guerra. I postumi della recente campagna di Libia del 1912 si fanno ancora sentire. Come si muove? La guerra sembra alle porte. E in tutto il continente nemmeno le forze che fino a quel momento si erano schierate contro un eventuale conflitto riescono a rimanere unite. È il caso dei socialisti. Quelli francesi, guidati da Jean Jaurès, e quelli tedeschi avevano siglato qualche tempo prima un patto strategico per espandere il socialismo in Europa. Ma di fronte alla spinta propulsiva dei nazionalisti, si trovano in difficoltà. Nel frattempo, anche in Italia, l'opinione pubblica si spacca subito in due, interventisti e neutralisti. Da un lato la destra nazionalista e filoteutonica, dall'altro i socialisti. Ecco cosa scriveva il compagno Benito Mussolini sull'Avanti il 26 luglio del 1914. Anche nel caso di una conflagrazione europea, l'Italia, se non vuole precipitare la sua estrema rovina, ha un solo atteggiamento da tenere: neutralità assoluta. O il governo accetta questa necessità, o il proletariato saprà imporgliela con tutti i mezzi. È giunta l'ora delle grandi responsabilità. Il proletariato d'Italia permetterà dunque che lo si conduca al macello un'altra volta? Noi non lo pensiamo nemmeno. Mussolini cambierà idea in pochi mesi. Già alla fine del 1914 passerà su posizioni interventiste, ma intanto dà voce alle istanze socialiste, che per il momento sono molto precise: neutralità. Anche i cattolici e i liberali di Giolitti non vedono di buon occhio un ingresso nel conflitto. Di San Giuliano e Salandra non hanno molto tempo per decidere. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 2 agosto 1914, prende la sua decisione. La mattina successiva ne rende pubblico il testo. Trovandosi alcune potenze d'Europa in stato di guerra ed essendo l'Italia in stato di pace con tutte le parti belligeranti, il governo del Re,
i cittadini e le autorità del regno hanno l'obbligo di osservare i doveri della neutralità secondo le leggi vigenti e secondo i principi del diritto internazionale. L'Italia non entra in guerra, almeno per ora. Allo scoppio della guerra, dunque, il fronte contrario all'intervento vede insieme i socialisti e i liberali, Mussolini e Giolitti, uomini che soltanto qualche mese dopo si troveranno su fronti opposti a combattersi duramente. L'Italia, dichiarando la propria neutralità, si colloca in una posizione di equidistanza. La duplice direzione della trattativa che la nostra diplomazia intraprende confluirà nei mesi successivi in un unico binario, quello dell'alleanza con le potenze dell'intesa, che porterà l'Italia nel maggio del 1915 ad entrare in guerra contro l'ex alleato, l'Austria di Francesco Giuseppe.